Ciao a tutti e bentornati in Cucina con Agnese. Oggi prepareremo un gustosissimo stinco di maiale alla birra. Abbiamo già preparato in precedenza lo stinco di maiale con le patate, però volevamo presentarvi anche questa ricetta che è veramente gustosissima e piena di sapore. Gli ingredienti, come vedete, sono già inseriti nella marinatura, perché lo stinco dovrà marinare nel vostro frigorifero per 24 ore. Gli ingredienti che ci serviranno sono 2 stinchi di maiale, un peso complessivo di circa 800 grammi. Io ho utilizzato 2 spicchi di aglio grossi tagliati a fettine, 4 rametti di rosmarino, una decina di bacche di ginepro, del sale grosso e la birra chiara. Potete utilizzare anche la birra scura se volete, quella rossa, però noi abbiamo utilizzato la birra chiara in questa ricetta. Come vedete è già nella marinatura, è andata a coprire i nostri stinchi. Gli stinchi hanno marinato in frigo, come dicevo, per 24 ore. Dopo 12 ore li ho girati, li ho lasciati comunque coperti da carta trasparente e li ho lasciati finire di marinare tutta notte. Ora sono pronti per essere cucinati. Spostiamoci ai fornelli e nel frattempo preriscaldate il vostro forno a 180 gradi. Preriscaldate bene una padella dal fondo bello ampio a contenere tutti e 2 gli stinchi. Come vedete io non ho messo olio, non ho messo niente, perché si scioglierà direttamente il grasso degli stinchi e andrà a insaporire tutto. Dobbiamo farli rosolare una decina di minuti per tutti i lati. Togliete fuori la mezza di rosmarino, la marinatura, un po' di marinatura, se ci sono rimaste attaccate le bacche di ginepro. Ora lasciateli rosolare per tutti i lati per una decina di minuti. Nel frattempo preriscaldate il forno a 180 gradi. La nostra carne dopo 10 minuti ha rosolato ben bene. Spostiamo un attimo la nostra teglia, riprendiamo la teglia dove hanno marinato i nostri stinchi, prendiamone uno alla volta e andiamo a riposizionarlo nella marinatura. Vanno coperti con un foglio di alluminio, infornati e fatti cuocere per 2 ore. Dopo 2 ore togliete pure il foglio d'alluminio e fateli cuocere per un'altra mezz'oretta scoperti, senza nulla, per far formare quella bella crosticina che c'è sempre sopra gli stinchi di maiale. Ci vediamo dopo per il risultato. La birra, come vi dicevo, è una birra chiara. Potete utilizzare anche la birra scura, va benissimo ugualmente. Ci vogliono 600 grammi, che corrisponde all'incirca a una bottiglia da 66 in commercio. Io copro col foglio d'alluminio in forno e ci vediamo dopo. È passata un'oretta che i nostri stinchi stanno cuocendo. Li ho tolti un attimo dal forno per andarli a bagnare con la marinatura. Ricopriamoli e mettiamoli in forno per un'altra oretta. Eccoci qui, i nostri stinchi alla birra sono pronti per essere gustati. Hanno cotto, ricordatevi, 2 ore coperti con il foglio d'alluminio sulla tortiera, mezz'oretta scoperti. Lasciateli intiepidire un pochettino prima di portarli a tavola, accompagnateli se volete con delle patate al forno oppure con delle verdure miste. Spero tanto questa ricetta vi sia piaciuta, ci vediamo domenica prossima! Inviaci richieste e suggerimenti a agnese@cucinaconagnese.it oppure se vuoi visita il sito www.cucinaconagnese.it.